sequestrato l'appartamento del delitto di Bay, l'avvocato di Tacchini chiede la perizia psichiatrica. Omegna saranno portati ai RIS di Parma, lunedì i resti recuperati nel Lago d'Orta, il Sulchi sarà demolito. Treni rumorosi, vertice ad Arona, RFI incontra i sindaci, promette nuove misurazioni, impossibile moderare la velocità dei convogli. Ornavasso piange, Don Ermus Bovio per 41 anni è stato il parroco del centro solano e funerali sabato mattina. Admo Cusio Verbano rinnova i vertici, Augusto Quaretta nuovo presidente, Bussoli suo vice. Mancano ancora 2 settimane all'evento e sono più di 400 gli iscritti all'edizione 2017 della Traccia Bianca. Ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. Allora, in apertura la cronaca, perché ritorniamo in quell'appartamento dove il 24 di dicembre c'è stato l'omicidio di Alessia Partesana. Ora l'appartamento è stato dissequestrato, intanto il difensore di Tacchini chiede per lui la perizia psichiatrica. Sono stati tolti dai carabinieri i sigilli dell'appartamento di Bay nel quale si è consumato il delitto della vigilia di Natale, quando Marco Tacchini ha ucciso la compagna Alessia Partesana. La casa ora dunque non è più sotto sequestro, terminato il lavoro di catalogazione dei reperti che saranno analizzati dal RIS di Parma. Intanto l'assassino, che si è spontaneamente consegnato ai carabinieri dopo aver commesso il delitto, resta in carcere a Novara, dove è stato trasferito dalla casa circondariale di Pallanza da almeno un mese. Il suo avvocato Antonello Riccio lunedì ha depositato la richiesta al GIP di sottoporre Tacchini a una perizia psichiatrica da discutere in un incidente probatorio per stabilire se il giovane al momento del delitto fosse capace di intendere e volere. Tacchini era infatti da un anno seguito dal servizio di igiene mentale dell'ASL VCO, al quale si era rivolto lui stesso spiegando di soffrire di depressione e di altri disturbi. La risposta del giudice potrebbe arrivare a breve. Intanto i carabinieri stanno continuando il lavoro certosino di trascrizione dei contenuti dei cellulari, sia di Tacchini che della vittima, su disposizione del PM Nicola Mezzina. È stato subito bollato il mistero del Lago d'Orta, il Sulchi riemesso dalle acque del lago dopo 30 anni. Ebbene, ora il mezzo sarà demolito, ma quel che rimane dei corpi dei due occupanti saranno analizzati dai RIS. Per 30 anni è stato il sepolcro di Luciano Genduso e Donato Musto, ora sarà distrutto per sempre. Richiesta la demolizione del Sulchi russo, che l'8 gennaio scorso è stato ripescato dal fondale del Lago d'Orta e che conteneva i resti dei due uomini che risultavano scomparsi da gennaio del 1987 da Omegna. Il mezzo era stato tenuto in custodia sotto sequestro della procura, ma ormai può essere finalmente demolito. Per quanto riguarda i resti umani ritrovati all'interno, saranno inviati lunedì ai laboratori degli specialisti del RIS di Parma, perché solo l'esame del DNA potrà stabilire con certezza se si tratti dei due uomini che sembravano scomparsi nel nulla, anche se tutto fa pensare che siano proprio loro. I carabinieri di Verbania hanno prelevato campioni di DNA per il confronto ai familiari dei due uomini. Quando arriveranno i risultati, i resti saranno finalmente restituiti ai congiunti e potranno essere sepolti degnamente. Genduso era nato nel 1921 e Musto nel 1913. L'ipotesi è che si sia trattato di un incidente. Il Sulchi sarebbe scivolato sul terreno ghiacciato andando ad inabissarsi nel lago, dal momento che all'epoca non c'era la passeggiata in quel punto, ma solo una discesa di terra. Ed ora cambiamo argomento, parliamo del vertice svoltosi in mattinata ad Arona per parlare di quello che viene definito comunemente un problema di inquinamento acustico, e non solo, lungo la tratta ferroviaria che va da Domodossola sino a Milano. Vertice appunto ad Arona con RFI, sentiamo cosa è emerso. I sindaci del Basso Verbano hanno manifestato le loro problematiche per quanto riguarda le vibrazioni dei treni, soprattutto i treni merci, quelli più pesanti che viaggiano la notte. Ad Arona sono registrati diversi inconvenienti. Sì, noi abbiamo chiesto l'aiuto di tutti i sindaci del territorio, ci siamo fatti promotori di questa riunione, è la seconda, perché praticamente il passaggio dei treni merci è diventato talmente veloce che crea delle vibrazioni, crea delle crepe, e abbiamo segnalazioni un po' in tutta la città, neanche troppo vicino ai binari, ma anche condomini che sono abbastanza lontani. Problema analogo si è riscontrato anche a Stresa. Noi abbiamo una quella ferrovia che passa per circa 300-400 metri in piena città, insomma ormai la nostra cittadina si è sviluppata verso monte.
e abbiamo questo problema che ci disturba molto, disturba non solo le case vicine ma anche quelle, soprattutto abbiamo la ferrovia che passa molto alta, le case sotto vengono disturbate ma soprattutto vengono anche danneggiate dal punto di vista edilizio. RFI come risponde a queste richieste dei sindaci? Beh, noi abbiamo avuto già un preventivo incontro con i sindaci della linea nel mese di novembre, ci eravamo impegnati a fare delle misure relativamente in primis al tema delle vibrazioni, siamo venuti oggi per rappresentare un po' i risultati, quindi per quello che sono state le misure effettuate, che l'abbiamo effettuate su un fabbricato di nostra proprietà limitrofo alla linea ferroviaria della stessa tipologia, insomma delle abitazioni che sono intorno, abbiamo rilevato che le misurazioni sono all'interno dei limiti previsti dalla normativa internazionale. Tuttavia ci siamo resi disponibili a fare ulteriori misure in quegli edifici che sono stati ritenuti più critici dall'amministrazione, che ci verranno comunicati e quindi proseguiremo con le misurazioni. Un eventuale rallentamento dei convogli è possibile? No, quello non è possibile perché dobbiamo garantire una capacità della linea che è quella oggi prevista e contrattualizzata con le imprese ferroviarie. C'è una comunità in lutto, quella di Ornavasso, piange la morte del suo storico parroco Don Ermus Bovio, che si è spento all'età di 80 anni. Sabato sarà il vescovo a celebrare il funerale. Se n'è andato ieri in tarda serata Don Ermus Bovio. A fine mese avrebbe compiuto 81 anni, è stato parroco di Ornavasso per 41 anni. Un sacerdote tanto amato dai suoi parrocchiani, a lui il comune aveva conferito la sirena d'onore. È stato il primo a ricevere il massimo riconoscimento per un cittadino ornavassese, segno dell'impegno nei confronti della collettività. Malato da un decennio, Don Ermus era in questi giorni ricoverato presso l'ospedale Castelli di Verbania. Fino all'ultimo aveva portato avanti la sua attività pastorale. Solo nel luglio dello scorso anno aveva chiesto di lasciare l'incarico, spiegando che era arrivato il momento di tirare i remi in barca perché la parrocchia aveva necessità di nuove energie. Gli era subentrato Don Roberto Sogni. Così Don Ermus, provato ma sempre uomo di spirito, a settembre, durante gli ultimi festeggiamenti della Madonna del Boden. Io non sono un modello per voi giovani. Quando lo ringraziamo diventa un peso. Spero di esserlo, mi sforzerò di non essere peso e di essere un semplice donna che se cerca di fare ancora qualcosa sia capace di farlo. Don Ermus era arrivato a Ornavasso il 13 aprile 1975 dopo aver esercitato il proprio ministero a Briga Novarese, Premosello Chiovenda, Rimella, Baraggia di Gozzano, Sant'Agabio di Novara. La sirena d'onore gli era stata conferita il 23 giugno 2010 nel 50° della sua ordinazione sacerdotale e per i 35 anni di permanenza nel comune della Bassa Ossola. Nelle motivazioni si legge dell'impegno umano e sacerdotale di Don Ermus nei confronti di una comunità che ricambia i sentimenti di stima e affetto. Tante le opere piccole e grandi promosse dal sacerdote, l'ultima in ordine di tempo il rifacimento del tetto della parrocchiale, dove sabato mattina alle 10 verranno celebrati i funerali, con partenza del corteo funebre alle 9.30 dalla chiesa del convento. Domani il rosario, due gli appuntamenti alle 15.30 e alle 20.30, sempre presso la chiesa del convento. Voltiamo pagina. La FIPSAS si è aggiudicata la gestione delle acque in provincia di Verbania. La comunicazione è arrivata dal presidente Bertoia nel corso dell'ultima assemblea dei pescatori. Sarà ancora la sezione provinciale pescatore a gestire le acque demaniali del Verbano Cusi Ossola. La sezione, affiliata all'Associazione Italiana Pesca Sportiva, si è infatti aggiudicata la concessione delle acque per altri 5 anni. Questo è l'esito della gara promossa dalla provincia. Lo ha reso noto Gianmauro Bertoia, presidente della sezione provinciale, durante l'affollata assemblea tenutasi nella sala consiliare del municipio di Villa d'Ossola. Oltre 100 pescatori presenti all'appuntamento. Alla gara, indetta dalla provincia, ha spiegato il presidente, avevano annunciato la partecipazione 4 associazioni, compresa la nostra. Alla scadenza, il 16 gennaio, c'era solo la nostra offerta.
ma Enalpesca aveva presentato una lettera per chiedere la riapertura del bando per altri 30 giorni. La provincia, incredibilmente, ha concesso la proroga per altri 15 giorni. Allo scadere, però, c'eravamo solo noi e la provincia ha così affidato alla nostra sezione la gestione delle acque. Va ricordato che oltre a quelle demaniali nel VCO ci sono anche le acque di proprietà della famiglia Borromeo, cioè il tratto di finale del fiume Toce e le rive del Lago Maggiore. Acque, dice Bertoia, che alla federazione costano un canone di quasi 50.000 euro. Ma sulla gestione delle acque interviene il gruppo consigliare di minoranza Provincia per il Territorio, composto da Luigi Spadone, Fabio Basta e Mario Geraci. La minoranza accusa la provincia per il ritardo dell'assegnazione, ma anche per la scelta di prorogare i termini della gara. Argomento oggetto ora di un'interrogazione. Dice la minoranza, non va sottaciuto che i soggetti partecipanti erano già stati notiziati con un precedente avviso esplorativo ed erano quindi posti nelle condizioni di conoscere le incombenze richieste già nel mese di ottobre 2016. Fortunatamente il fatto che non siano pervenute altre domande ha evitato un problema che certo si sarebbe verificato qualora fosse risultato vincitore un soggetto la cui domanda fosse pervenuta durante il termine così prorogato. Un incontro pubblico nei giorni scorsi a Miasino per parlare del futuro del castello. Vi ricorderete, il bene confiscato alla famiglia Galasso è rientrato nelle disponibilità della Regione Piemonte. Ora si cercano associazioni sul territorio in grado di presentare idee innovative. Torna a nuova vita il castello di Miasino, già residenza del marchese Solaroli, dal quale ha preso il nome in anni più recenti di proprietà della famiglia dell'ex boss della Camorra, Pasquale Galasso. Il castello risulta tra i beni che lo Stato ha sequestrato alla mafia. Del futuro di questa struttura, una delle dimore più belle del Cuso, ubicata tra Miasino ed Ameno, si è discusso nei giorni scorsi alla presenza dell'assessore regionale al turismo Parigi e del consigliere regionale Rossi, con la partecipazione di Giovanni Campagnoli, la regione da cui dipende adesso il castello. Ha deciso di indire un bando per l'uso da parte di associazioni ed enti no profit dell'edificio. L'obiettivo e il nostro interesse come cittadini è quello di ridare il castello alla comunità, ha osservato Rossi. Per questo motivo è indispensabile che associazioni interessate si facciano avanti con dei progetti che sappiano rilanciare la struttura. Bisogna dimostrare che siamo capaci di essere un'alternativa alla mafia. Tanta gente, amministratori locali, persone che fanno parte di associazioni erano presenti ad Ameno. Un fatto questo sottolineato dall'assessore a Parigi, che ha messo in luce l'importanza di muoversi, guardare al futuro, dal momento che il castello potrà avere un ruolo importante nell'offerta turistica cusiana. L'assessore regionale ha ricordato la vocazione turistica dell'edificio, in grado non solo di accogliere ospiti italiani e stranieri, ma di essere il fulcro di attività anche culturali legate al turismo. Per meglio poter utilizzare il castello, la stessa Parigi ha suggerito agli enti di unirsi per poter gestire la struttura e il parco e accedere anche a finanziamenti in questo momento disponibili. Insomma, si cercano idee, progetti. E quella di queste settimane è la richiesta da parte della Regione Piemonte di partecipare ad una che si chiama tecnicamente manifestazione di interesse. Se interesse davvero ci sarà, il futuro del castello di Miasino potrà essere roseo. Diversamente il rischio è quello di un'occasione perduta. Gli interventi non saranno semplici, la struttura anche in buono stato deve essere oggetto di manutenzione in quanto edificio è chiuso da un paio d'anni, ma se gli interventi ci saranno e saranno sostenuti in maniera concreta, la possibilità che il maniero torni a nuova vita è concreta. Allora, si parlava di sviluppo in termini turistici del castello di Miasino, intanto arrivano i dati relativi al turismo aronese, il 2016 si chiude con un bilancio soddisfacente, anzi il comparto segna un trend in crescita. Arona più attrattiva degli anni precedenti nel corso dell'ultimo 2016. Infatti i dati fanno registrare un incremento dell'imposta di soggiorno pari all'8,1% in più rispetto al 2015. La tassa è quella comunale pagata dai turisti agli hotel e bed and breakfast per ogni notte di pernottamento. Nell'anno da poco concluso il comune ha incassato ben 140.000 euro, importo che sarà tenuto a disposizione per opere che riguardano il miglioramento della ricettività turistica. Spiega con orgoglio il sindaco Alberto Gusmeroli. Negli ultimi 6 anni l'incremento c'era stato, però non in questi punti percentuali. L'anno scorso invece abbiamo battuto ogni record. Siamo molto soddisfatti perché questo significa crescita economica, lavoro e occupazione. Non solo degli esercenti, ma di tutto l'indotto.
Aggiunge il sindaco, nel 2016 non c'è stato un mese con picchi particolari in generale, i dati salgono nei fine settimana o all'inizio della fine del mese. Confrontando un mese con l'altro non si vedono però grosse differenze. Di sicuro hanno attirato molto l'attenzione l'air show con le frecce tricolori e i vari servizi turistici come la spiaggia del Lido e della Nautica riqualificate, la riapertura in questi anni del Parco della Rocca Borromea e recentemente la riscoperta delle mura antiche. Queste operazioni hanno sollevato molta curiosità e richiamo per i turisti. Non abbiamo raccolto dati specifici, ma la percezione è che siano aumentati i visitatori stranieri. Per il 2017 il record potrebbe essere ulteriormente migliorato, infatti sono in programma di nuovo gli ombrelli variopinti sul corso, la mostra di trifoglia sul lungolago, il teatro sull'acqua, con una celebrazione diretta da Dacia Maraini sulla Rona del fine 400. A questi si aggiunga l'Arco di Palmira, in piazza San Graziano, esposto da marzo a settembre, che attirerà sicuramente gli appassionati e turisti in genere. Ora invece parliamo dell'assemblea di Admo Cusio Verbano, sono stati rinnovati i vertici, Augusto Quaretta è il nuovo presidente, ma il vice Bussoli, ex presidente di Admo, fa un po' il punto della situazione al microfono di Amato. Quanti sono oggi i soci del Admo, del Verbano e del Cusio? Sì. Noi oggi possiamo contare circa 4.000, il numero esatto non lo so, però circa 4.500 iscritti, cioè presenti come attivi nel registro nazionale. Vuol dire, cioè questo numero sarebbe molto più elevato, soltanto che quando si arriva a una certa età, come per esempio il sottoscritto, era donatore, possibile donatore, non posso farlo più. Quindi c'è un bilancio entrata e uscita e che comunque adesso segna un saldo di 4.500 unità. La cosa importante è che nel nostro territorio, anche in collaborazione non solo con Admo e il servizio trasfusionale di Verbania, ma anche in collaborazione con l'associazione del donatori orsolani midollo osseo, la Domo, abbiamo fatto in modo che ci fossero 50 persone che hanno potuto donare il midollo in questi anni. Possono sembrare pochi, in realtà per una popolazione di 160.000 abitanti che è un quartiere di Torino non sono neanche pochi. La cosa interessante è che gli ultimi sono avvenuti pochi giorni fa, uno prima di Natale che era un ragazzo di Domodossola e adesso una decina di giorni fa un ragazzo di Omegna. Orgogliosissimo per tutto, perché ripeto, per aver donato una vita a un'altra persona. E come si è svolto questo procedimento, questo processo anche dal punto di vista ospedaliero? Ma paura, paura non ne ho avuta, nel senso mi hanno addormentato, quindi non ho sentito dolori. Anche dopo l'operazione sono entrato in camera e avevo solo un po' di noia e basta, dolori da dire non riesco a camminare o che, non ne ho avuti. Infatti dopo una settimana sono andato a sciare io. Ragazzi giovani, qual è il tuo messaggio? Tu adesso sei diventato un po' un testimonial dell'Admo. Sì, no, il mio messaggio è donare per provare a salvare una vita. 10 febbraio, giorno del ricordo, alla Casa della Resistenza di Fondo Toce una mostra dedicata a quegli eventi storici, fascismo, foibe, esodo, la tragedia del confine orientale, infatti il titolo della mostra curata dalla Fondazione Memoria della Deportazione. La rassegna inaugurata lo scorso 7 febbraio andrà avanti sino a martedì prossimo, si compone di 10 pannelli che attraverso immagini e anche parole ripercorrono i momenti salienti di quella tragedia. L'evento della Casa della Resistenza non è l'unico promosso in provincia per non dimenticare quel momento storico. A Domodossola domani alle 10 l'appuntamento è nel piazzale del Movicentro per l'annuale ritrovo per celebrare le foibe. Dopo la deposizione della corona di alloro, i saluti e l'orazione ufficiale, la cerimonia si sposta all'interno delle scuole medie di via Terracini. Qui Loredana e Marcella D'Assena, due sorelle esuli, porteranno la loro testimonianza e poi ci saranno anche i ragazzi che con alcuni
alcuni brani musicali e la lettura di altri brani completeranno la giornata ricordo del giorno del ricordo appunto. A Verbania alle 12 sul lungolago di Intra, domani è in programma l'inaugurazione del memoriale dei martiri delle foibe, mentre Omegna ha celebrato quest'oggi già questo evento. E dopo aver visto le immagini di questa mostra davvero interessante, noi parliamo del vernissage che c'è stato ieri a Villa Giulia per la terza settimana delle Stanze delle Meraviglie, tante mostre e diversi anche gli eventi collaterali. Laura Fabri. Prosegue, siamo alla terza e penultima settimana, le Stanze delle Meraviglie a Villa Giulia a Pallanza, ovvero la mostra che raccoglie diverse opere di artisti locali e non, opere che occupano stanze e corridoi della bella villa verbanese. Ogni settimana il cambio degli allestimenti e degli artisti coinvolti con vernissage. Ieri l'inaugurazione delle nuove mostre. L'iniziativa è curata da Marisa Cortese per Siviera con il patrocinio dell'amministrazione comunale. L'ingresso è libero. La proposta è vasta e molto differente. Quadri, sculture, installazioni, videoarte, libri d'artista. Ecco ad esempio la stanza del teatro firmata da Alessandro Marchetti, pittore e scultore, ma anche regista, autore, attore e maestro della commedia dell'arte. Racconto tramite Arlecchino la vita dell'uomo in un certo senso, insomma, per me l'uomo è rappresentato da Arlecchino nel bene e nel male, quindi noi vediamo in questi quadri un Arlecchino che si domanda perché di certe cose, si domanda che ho perso la mia identità mettendo la maschera di Arlecchino, rimarrò un Arlecchino tutta la vita. In un'altra sala quanto resta, quindi alcuni pezzi della mostra Milano Expo dal 1906 al 2015, allestita alla Palazzina Liberty a Milano in occasione di Expo 2015. La mostra consiste praticamente nel raccontare l'Italia tra i due Expo, quindi dal primo del 1906 a ovviamente al 2015. Io ho chiesto a 110 artisti, quindi un artista per ogni anno, di rappresentare attraverso un'opera d'arte contemporanea, ovviamente, un fatto, un avvenimento o un personaggio che sono stati importanti nella storia d'Italia. E l'ingresso di Villa Giulia è diventata la stanza delle vibrazioni, perché? Perché le opere che potete vedere esposte vibrano, e i materiali stessi con cui sono fatte, i momenti di vita quotidiana di ciascuno di noi che ci portano a vibrare in senso negativo e in senso positivo. E l'abbinamento è vibrazioni e estensioni verso l'infinito, cioè la stella che ad esempio c'è, che vedete dietro di me, è proprio un significato di questo. Proseguono anche le iniziative collaterali alle Stanze delle Meraviglie e resta allestito pure l'igloo bar panoramico sulla terrazza della villa. Ed ora siamo allo sport, in apertura di pagina sportiva la pallacanestro con il gran colpo della Paffoni preso Daniel Perez, guardia classe 1997 di origine dominicana. Perez 186 cm per 80 kg, quest'anno ha giocato a Scafati in Serie A2 dove viaggiava a 2 punti di media per gara. Lo scorso anno a Rimini scriveva a referto 11,3 punti tra rimbalzi, 3 assist con il 57%. Da 2, il 31 da 3, il 73,5 liberi. Il ragazzo sarà presentato alla stampa e ai tifosi domani sera alle 20:30 al Caffè Matisse di Omegna, ex vecchia Omegna. Ed ora invece gli sport invernali, siamo alla traccia bianca. Siamo alla traccia bianca, mancano 2 settimane all'evento e ci sono già 400 iscritti. Manca meno di un mese alla 12ª edizione della Traccia Bianca, in programma il 26 febbraio sulle nevi dell'Alpedevero e organizzata come sempre dal CAI Pallanza, e iniziano a crescere i numeri della ciaspolata regina del circuito Ciaspolando tra Laghi e Monti, promosso dal distretto turistico dei Laghi, dei Monti e delle Valli dell'Ossola. Sono già infatti quasi 400 gli iscritti alla ciaspolata, che si disputa sul classico percorso da 7,5 km per 250 metri di dislivello positivo. La maggior parte di atleti proviene per il momento da Lombardia e Piemonte, con prevalenza delle province di Varese e Milano, ma non mancano atleti dall'Emilia-Romagna e dal Veneto. Spulciando tra i nomi delle squadre iscritte si può vedere come la traccia bianca sia una bella festa. Citiamo tra gli altri Budini, gli Umpa Lumpa, i cugini Karamazov, il team Braulio e lo Spritz Team.
Insomma, i partecipanti hanno lasciato galoppare la propria fantasia nell'inventare i nomi più strani, tenendo presente che l'evento organizzato dal CAI Pallanza quest'anno si svolgerà la domenica di Carnevale e che sarà premiata anche la maschera più originale. Si preannuncia un'edizione della Traccia Bianca veramente divertente. Tra l'altro, le temperature piuttosto basse del mese di gennaio hanno permesso la formazione di uno strato di ghiaccio piuttosto alto sul lago di Devero, quindi al momento viene confermato anche lo spettacolare passaggio sul lago che caratterizza il percorso della Ciaspolata. Sarà presente poi anche il servizio di cronometraggio con chip e la possibilità di ricevere all'arrivo via SMS tempo e posizione. È tutto per questa edizione del nostro giornale. Sul nostro sito tuttonotizie.info, poi social, Twitter e Facebook, gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. Vi lascio ai programmi della rete. Buon proseguimento.